I soldi del partito per i pullman per le manifestazioni di Fitto? Inizia polemicamente l'azione del commissario Vitali dopo aver appreso che nelle casse del partito berlusconiano di Puglia non c'è un euro e la sede è stata sfrattata per un debito di 50.000 euro. Delle due, o il contributo non è stato versato o si sono usati i soldi in altro modo. Il partito è stato sfrattato, però si riempiono i pullman per fare il tour turistico di Fitto in Italia. Ecco, questo è il primo problema che devo affrontare seriamente. Quando io ho sentito alcuni consiglieri regionali di Forza Italia, mi è stato detto, è logico che noi non diamo un contributo a Roma, perché avevamo pattuito il fatto che il nostro contributo rimanesse in Puglia. No, il contributo è rimasto sicuramente in Puglia, ma è servito a pullman che portano in giro le persone alle manifestazioni di Fitto, perché la sede regionale di Forza Italia è stata sfrattata da un debito di 50.000 euro. Certamente una deduzione, ma sarà solo la prima delle polemiche, così come Vitali non si spiega il motivo per cui Fitto, solo oggi, rigetta le nomine romane, avendone fruito o avendole avallate dal 2000. Il metodo che è stato utilizzato è esattamente quello che è stato utilizzato per Amoruso prima di me, sì, per Di Stasio prima di Amoruso, per Mazzaracchio prima di Di Stasio e per Fitto prima di Mazzaracchio. Quindi, voglio dire, nessuno mai si è scandalizzato, è previsto dallo statuto, non vedo dove ci sia il problema. Dove è stato Fitto dal 2000 ad oggi, quando questi sistemi lui ha condiviso e oggi li vuole combattere? Ecco, questa è la domanda che io farei a Fitto.